Buongiorno ragazzi, benvenuti nel secondo video del mio daily vlog. Ho appena finito di combattere per tipo 10 minuti con questo portatelefono, tant'è che alla fine ci ho rinunciato. Quando mi sono fermato ho girato perché fa schifo, cade. Ora ne ho comprato un altro sperando mantenga un po' meglio. Lo so che voi mi direte, in macchina non si deve registrare, ok, però se il tempo è quello che è, e poi comunque una volta che il telefono sta appoggiato, io sto guardando avanti, parlo. Non mi distraggo anche perché comunque non vado in autostrada, ma vado in città o vado tipo per andare a Sant'Eramo, quindi sono comunque strade dove vado a 30 km orari, quindi spero mi perdonerete se qualche volta capiterà che mentre registro guido, però ora sto fermo, quindi alzo le mani. Allora, ieri avete apprezzato il contenuto e sono contento di questo, quindi ne riproporrò altre, almeno per ora vediamo come vanno. Mamma mia, come siete il bicipite stamattina. A proposito, stamattina 86 kg spaccati, altri 200 grammi in meno. La condizione migliora di giorno in giorno, come anche la fame, visto che non mangio un cavolo. Però è il duro gioco di chi decide di partecipare a questa partita. È dal momento che anche gli altri si preparano. Se vuoi arrivare meglio degli altri, devi fare più degli altri. Quindi sacrificarti di più, fare di più la dieta, allenarti di più. Siccome devo andare a Madrid a fare una gara internazionale, diciamo che anche con tutti i soldi che ho investito, sarebbe un peccato andare a fare brutta figura. Non dico di andare a vincere perché, ragazzi, sarà veramente impossibile, impossibile, perché ci sono atleti da tutto il mondo. Però voglio andare comunque a fare una bella figura, no? Quindi arrivare al top della condizione. E attualmente, essendo, diciamo, ormai questa settimana la togliamo a 6 settimane dalla prima gara, che sarà quella proprio dell'Arnold Classic, mi posso ritenere più che soddisfatto. Tra l'altro stamattina il coach mi ha scritto, ha detto siamo esattamente nella forma che vorrei, e ci sono veramente contento e sono sicuro che in queste 6 settimane la condizione migliorerà ancora. Detto questo, sono appena andato a comprare la colazione, guardate, la mia ragazza. Qua c'è un bel cornetto al pistacchio, si vede pure il pistacchio qua, che adesso si mangerà alla faccia mia mentre io mi farò il pancake. Però questo è anche un altro tasto che ci tengo a toccare. Quando una persona si prepara, c'è l'idea che si deve isolare completamente dal mondo, che tutti gli altri debbano capire che siccome sta gareggiando, non devono fare niente, non si esce più, non si vive più. Ok, però dobbiamo anche capire, diciamo noi atleti, che magari abbiamo a fianco una persona che ha uno stile di vita diverso. Non sempre abbiamo a fianco un atleta, un bodybuilder. Nel mio caso, per esempio, è una powerlifter, quindi sì, fa questo sport, però sicuramente non fa il tipo di alimentazione che faccio io. Quindi sicuramente magari ogni tanto il corretto a colazione se lo può mangiare, così come si può mangiare un piatto di pasta in più, si può mangiare una pizza in più. E noi credo che non possiamo limitare questi diritti alla persona che abbiamo accanto, così come anche gli amici. Quindi ci sono due alternative. La prima è quella di isolarci completamente dal mondo, chiuderci in casa come in una bolla e non uscire più e uscire di nuovo quando finiremo di gareggiare. Ma questo che significa? Che per 4, 5, 6 mesi non si esce più di casa, si vive da soli davanti a una televisione, buttati su un divano. Cioè, alla fine è vero che uno si deve preparare per gareggiare, sicuramente è una bella esperienza, è faticosa, però cacchio, non possiamo compromettere anche la nostra vita sociale di tutti i giorni, anche perché lo sto vivendo anche quest'anno. La presenza accanto di persone che ti fanno stare bene, che ti facilitano la vita, che ti fanno sorridere, ti aiuta anche a fare la dieta, perché il tempo passa più velocemente, hai più cose da fare, condividi comunque la tua passione con amici o con anche una ragazza o un ragazzo. Per esempio, nel mio caso è vero che gareggio soltanto io, ma ho amici con cui condivido questa passione, tra virgolette, che si allenano con me, che mi mangiano anche davanti adesso, ma ci rido su. Però comunque mi supporto, la mia ragazza che comunque, tra virgolette, fa uno sport simile al mio, ci alleniamo insieme, quindi condivide la mia passione e mi facilita il compito, perché durante la giornata, stando insieme, allenandoci insieme, trascorrendo il tempo insieme, sicuramente diventa più facile. Poi che io devo guardarla mentre mangio il cornetto al pistacchio o mentre mangia il cheeseburger, sti cazzi, cioè, amen, non me ne ha costretto nessuno a gareggiare, ho deciso io. Quindi mi prendo il mio petto di pollo mentre gli altri si mangiano la pizza e lo mangio, ma
almeno ho il piacere di condividere un momento di convivialità con gli altri, di stare con gli altri, di stare bene. Che mi porto la scodella o che vado a mangiare in ristorante e prendo un petto di pollo mentre gli altri mangiano la pizza. Cioè, se non sono in grado di fare queste cose, vuol dire che non sono in grado di fare la dieta e non sono in grado di prepararmi. Quindi è meglio che sto a casa e non gareggio proprio. Cioè, se gareggiare significa escludersi totalmente dalla vita sociale di tutti i giorni, tanto vale non gareggiare proprio, perché non ne vale la pena. Anche perché, ragazzi, per 5 minuti che state sul palco, che stiamo sul palco, per tutti i sacrifici che facciamo, cioè, cavolo, penso che sia anche bello poi condividerlo con gli altri questo momento, che gli altri ti supportino. Ma se siamo soli come dei cani, che ci diciamo escludiamo completamente dalla vita sociale con le altre persone, poi che cosa ci resta? Niente. Quindi, nella mia idea di bodybuilding, c'è sì prepararsi, sì fare la dieta, fare tutto quello che bisogna fare, però comunque condividere la passione con gli altri, che le persone che ci sono vicine, comprenderle e non intralciare la loro vita. Nel senso, è un minimo, sarà normale che qualche rinuncia ci dovrà essere, però non significa neanche dover costringere la persona che abbiamo accanto a rinunciare alla vita sociale oppure a mangiare ciò che vuole, perché non è giusto, è una scelta nostra. Quindi è giusto che noi ci prendiamo le nostre responsabilità e portiamo avanti con, diciamo, determinazione la nostra scelta. Detto questo, vado a portare il cornetto e ci sentiamo fra un po'. Stasera penso che, anzi, oggi penso che mi allenerò di sera, non lo so ancora, e oggi è leg day, quindi oggi vedrete un bellissimo leg day. A dopo. Ragazzi, questa è la situazione. Vuoi essere inquadrato? Non posso inquadrarla perché ha detto che sennò mi lascia. Poi solo vedere come stai godendo. Dici solo qualcosa. Vabbè, ragazzi, basta così. Allora, ragazzi, ci siamo, pre-workout. Oggi andiamo a fare gambe. Sono le 6 del pomeriggio, alle 7 ci andiamo ad allenare. Oggi abbiamo cambiato orario. Ora, giustamente mi direte, ma che fai? Un giorno ti alleni alla mattina, un giorno ti alleni alle 4, un giorno ti alleni alle 7. Come fai? Come ti gestisci con i pasti? Allora, vi dico, meno pippe mentali, più allenamento. Cioè, ragazzi, alla fine bisogna alimentarsi con intelligenza, però neanche essere schiavi del cibo. Quindi, che faccio io? Semplicemente cerco di racchiudere un quantitativo maggiore di carboidrati prima, dopo e durante, nel peri-workout. Ovviamente in questa fase in cui mangio pochissimi carboidrati non vado a cambiare, magari c'è il pranzo, resta il pranzo. Quindi, per esempio, ora mi faccio un caffè, mi sono fatto prima le proteine. Adesso che faccio? In cut, ciò che non manca mai per me è l'intra-workout, che fa assolutamente la differenza per quanto mi riguarda. In bulk possiamo anche evitare, perché avendo già un carico di carboidrati alto in corpo, mangiando tanti carboidrati, sicuramente abbiamo sempre energie e non abbiamo quindi quei picchi a ribasso di insulina che poi necessitano un ricarico glucidico, che quindi ci danno dei down, che magari ci sentiamo più stanchi, no? Quindi, anzi, paradossalmente, è come se in una bottiglia già piena di acqua andassimo ad aggiungere altra acqua in bulk. Sarebbe inutile. Ma in cut, dove la bottiglia è praticamente vuota, sentite a me che non mangio carboidrati da ora di pranzo, andarsi a fare 2 ore di gambe la vedo difficile senza un intra-workout. Come lo faccio? Ovviamente, ignoranza, ragazzi. Imbuto casalingo. Allora, qui abbiamo ciclodestrine, carboidrati ad alto peso molecolare, digeriti benissimo dal corpo in maniera molto semplice, che non danno dei picchi come fanno magari le maltodestrine. Restano più o meno sempre uguali nel torrente ematico i carboidrati, la glicemia resta più o meno sempre uguale, in modo da stabilizzarla ed essere anche molto più utile durante l'allenamento. Quindi mettiamo 50 grammi di ciclodestrine. Più o meno il calcolo dovrebbe essere 10 grammi ogni 20 kg di peso. Io faccio 50. Dopo di amminoacidi essenziali, fondamentali per la neoglucogenesi durante l'allenamento, per la perdita di materiale plastico proteico. Quindi non possono mancare gli amminoacidi essenziali per una performance migliore e anche per salvaguardare i nostri muscoletti in cut. Qui andiamo su 15 grammi più o meno.
infine, che abbiamo qui? Sale da cucina per veicolare meglio i nutrienti e anche per darci un bel pump. Cola da occhio, proprio di ignoranza. Diciamo 1,5 grammi, 2 grammi, no? Più o meno. Questo qui è il mio bel intra-workout. Con questo diciamo che ci siamo assicurati quelle 2 ore intense di allenamento senza rischio di schiattare. Ora, 1,5 litri d'acqua, me lo costeggerò durante l'allenamento. Andiamo a shakerare, shakerare. E abbiamo fatto bene. Ho fatto schifo sul tavolo come al solito. Meno male che vivo da solo, se no qualcuno mi ammazzerebbe. Detto ciò, ragazzi, siamo pronti per andarci ad allenare. Oggi ho deciso che esercizio per esercizio vi dico quello che vado a fare, no? Quindi magari 10 secondi vi dico ora vado a fare questo esercizio, farò questa serie così, questa serie colà, in modo che almeno se guardate poi l'esercizio capite che sto facendo, anche se mi volete copiare. Quindi adesso mi vado ad allenare, ci aggiorniamo tra poco. Allora, ragazzi, iniziamo il workout con preattivazione, leg extension, leg curl, un po' di serie per pompare e poi mi sposto al multipower. Bene. A me arriva lo stecchino. Voi ora farete parte del mio vlog, lo sapete? Entrate a far parte ufficialmente del mio vlog. Ciao vlog. Ragazzi. Vuoi dire qualcosa ai followers? Ai fan? Ragazzi. Seguite Gianluca. Schifo totale. Finita. Allora ragazzi, front squat al multipower, 3-4 serie di avvicinamento al carico, quindi faccio 20 e 20, 30 e 30, 40 e 50, 40 e 40, scusate, 50 e 50, una decina di colpi, mentre le prime faccio 5-6 colpi, una serie allenante farò 60 e 60, 120 e la seconda credo che farò, ora vediamo, penso back off, quindi scalerò del 25-30%. E farò tutte quelle che verranno, quindi 2 serie allenanti e 3-4 di avvicinamento. Thank you.
Allora ragazzi, qui abbiamo dato, siamo abbastanza sudati. Adesso mi vado a fare un po' di press orizzontale, 11-15 colpi una serie, la seconda faccio un cluster set da 4, poi scala del 25% il peso, continuo a fare dei cluster da 4 colpi finché vengono. Ah!
ultimo esercizio, ragazzi. Sissy squat. Ciao Belo. Sissy squat, ultimo esercizio. Facciamo due serie, due barre a tre serie, quelle che mi vengono, per max. Fino a morire e poi a mangiare. Allora ragazzi, allenamento finito. Ora vi faccio vedere un piccolo check che ho fatto in questo momento. Dopodiché vado a mangiare. Stasera mangio fuori, mi faccio una bella tagliatina e dopodiché ci vediamo domani. Allora ragazzi, chiudiamo il daily vlog con la cena. Stasera ci siamo trattati bene, 300 grammi di tagliata. A chi dice che quando si ha dieta si può mangiare fuori, facciamo la dieta tagliata, insalatina. Giornata finita, ci vediamo domani.